Buonasera. Abbiamo il piacere di inaugurare oggi un nuovo programma, un programma di intrattenimento che faccia divertire il nostro pubblico, ma non solo, lo faccia anche pensare. Inviteremo qua nei nostri studi dei comici capaci, sì, senz'altro, di far sorridere, ma anche di proporre dei temi molto scottanti. Iniziamo oggi questo nuovo programma con un grande ospite, un comico che voi tutti conoscete, Gino Gigioni, a cui abbiamo dato l'incarico di inaugurare questo nuovo format, ovvero Ridi su sto caso. Signore e signori, Gino Gigioni. Buonasera. Ci sono un italiano, un francese e un inglese che si ritrovano a condividere una notte in un castello infestato dai fantasmi. Chi abbia organizzato questo viaggio a noi non è dato sapere, si sa bene in che modo si siano trovati lì, ma fatto sta che si accingono a passare la notte in questo castello infestato. Ecco, detto questo, cominciano a sentire i primi rumori un po' sospetti. L'inglese, nella sua stanza, a un certo punto, vede una strana forma avvicinarsi e che si esprime in questo modo. Arcano, dice: sono il fantasma formaggino. E l'inglese scappa a gambe levate. A questo punto cosa starà facendo il francese? Il francese è nel suo letto, un po' sospettoso, sente dei rumori e vede avvicinarsi anche lui questa strana forma. E il fantasma si rivolge al francese con queste oscure parole: sono il fantasma formaggino. E anche il francese a queste parole si spaventa e scappa via. Cosa succede ora? Cosa starà facendo l'italiano? L'italiano sta calmo e tranquillo sul suo letto quando arriva il fantasma formaggino, che si rivolge a lui con queste oscure parole: ma lo sai che nel mondo ogni minuto muoiono più di 100 persone per malattie, per guerre, carestie, e tu stai qui in vacanza con un inglese e un francese? Ma che cazzo ti ridi? Che cazzo vai in vacanza? Deficiente, ma non pensi mai a niente! E l'italiano a queste oscure parole dice: fantasma formaggino, se non te ne vai, ti spalmo sul panino. Buonasera.